Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso nell'ultima seduta all'unanimità di approfondire in commissione i contenuti della mozione intitolata Umbria studiata per studiare, di iniziativa del consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Bori, che vuole impegnare la Giunta a mettere in atto o implementare tutti gli interventi e le politiche utili e necessarie a garantire i più alti livelli possibili di diritto allo studio e di servizi agli studenti e alle studentesse. Il servizio. L'obiettivo di questo atto, ha spiegato Bori in aula, è quello di integrare e sviluppare la concezione di diritto allo studio universitario, estendendo le finalità degli interventi volti a realizzarlo anche una piena promozione del diritto alla mobilità, all'abitare e alla salute. Costruire attorno al nucleo di strumenti e servizi strettamente funzionali alla fruizione del diritto allo studio, un sistema di welfare studentesco anche in sinergia con gli altri enti pubblici e componenti attive della società civile attraverso interventi, agevolazioni, servizi aggiuntivi e altre politiche atte a migliorare e perfezionare l'esperienza formativa e la condizione di vita degli studenti e delle studentesse in Umbria, specialmente nei seguenti ambiti: accesso ai beni e ai servizi di prima necessità, politiche abitative, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, accesso alla cultura, sostegno e promozione di attività culturali, musicali, sociali e aggregative, partecipazione e impegno civico, consapevolezza, prevenzione e salute riproduttiva, benessere e sport. Inoltre, si vuole stabilizzare, in accordo con il sistema universitario, la misura di no tax area a 30.000 euro di ISEE, anche adottare attraverso una pianificazione organica tutti gli interventi e le politiche necessarie a garantire un completo ed efficiente sistema di mobilità rivolto agli studenti, in particolare confermare e rendere strutturale, in accordo con gli altri enti coinvolti, l'abbonamento unico regionale annuale per gli studenti universitari a 60 euro, ampliandone la platea anche alle popolazioni studentesche che risultano attualmente escluse. Infine, istituire insieme ai comuni, Adisu e altri enti interessati, un servizio di mobilità notturna nelle città di Perugia e Terni, rivolto soprattutto alle esigenze della popolazione studentesca universitaria. Audizione in trasferta a Citerna per la seconda commissione consiliare presieduta da Valerio Mancini sull'aggiornamento dello stato di sicurezza, il collaudo della diga di Monte d'Oglio, nonché analisi della tariffa dell'acqua a uso irriguo. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Si è riunita a Pistrino di Citerna la seconda commissione presieduta da Valerio Mancini. Tema unico della riunione l'aggiornamento sullo stato di sicurezza e sul collaudo della diga di Monte d'Oglio e l'analisi della tariffa dell'acqua ad uso irriguo. La necessità di un incontro con tutti i soggetti interessati alla sicurezza e all'attività dell'invaso era stata auspicata dal sindaco di Citerna, Enea Paladino, e fatta propria dai consiglieri regionali della Lega, Manuela Puletti e Marco Castellari, che hanno espresso l'urgenza della messa a punto dell'iniziativa al presidente della commissione Mancini. In tema di sicurezza della diga, seppure sia stata sottolineata con convinzione l'importanza della stessa per i territori di Umbria e Toscana, dopo quanto accaduto nel 2010 con la rottura di uno sfioratore dell'invaso e con l'evacuazione della valle, i sindaci e i cittadini del territorio della Val Tiberina hanno chiesto soprattutto maggiore coinvolgimento nelle fasi di collaudo dell'infrastruttura, prevedendo la presenza nel gruppo tecnico e nel CDA di EAUT, l'ente gestore dell'impianto, di un proprio rappresentante territoriale. Alle due regioni Umbria e Toscana, che detengono il 50% ciascuna di EAUT, è stato chiesto di stipulare un atto formale che stabilisca i parametri di sfruttamento delle acque della diga. Altro argomento che gli amministratori locali e alcuni rappresentanti di associazioni di categoria hanno chiesto di affrontare con altrettanta urgenza è il costo dell'acqua, che peserebbe in maniera eccessiva sugli agricoltori. Dalle relazioni tecniche dell'ente Acque Umbria Toscana è emersa una situazione assolutamente tranquilla rispetto alla sicurezza infrastrutturale dell'invaso, mentre per quanto riguarda le tariffe, l'amministratore unico di AFOR, Manuel Maraghelli, ha illustrato la messa a punto di alcuni interventi a
infatti a migliorare la situazione, previsti i progetti per alimentare con energia solare le pompe di rilancio. Tutto questo mirerebbe ad abbassare i costi dell'acqua e riportarli a quelli di qualche anno fa, e cioè intorno ai 15 centesimi al metro cubo. Sono intervenuti nell'ordine i sindaci Enea Paladino di Citerna, Paolo Fratini San Giustino, Rodolfo Braccalenti, assessore di Città di Castello, presente all'incontro anche il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti, il portavoce del comitato E45.2 Gianluca Cirignoni, il presidente di EAUT Simone Viti, Walter Pascucci, membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Manuel Maraghelli, amministratore unico AFOR, agricoltori, rappresentanti di associazioni di categoria. Chiediamo ovviamente trasparenza in quella che è la gestione della nostra diga, chiediamo più informazione, più comunicazione all'ente, perché sembrava veramente assurdo che fosse riempita la diga di Monte d'Oglio senza aver informato gli enti locali a valle dello sbarramento, alla luce dei fatti avvenuti 13 anni fa, cioè dalla rottura del fioratore. E quindi ci siamo subito allertati e abbiamo più volte voluto questo confronto con EAUT. Abbiamo certamente recepito il fatto che occorre una maggiore comunicazione, un maggiore scambio di informazioni. Su questo ci sono degli organi preposti tra il consorzio, tra l'ente e i comuni, quindi adesso già è in programma un ulteriore incontro il 12 luglio, cercheremo di dargli una cadenza continua per, come dire, rassicurare e tranquillizzare tutti. L'anno scorso si sono inserite una serie di problematiche, tra le quali una serie di rotture che hanno cubato circa 500.000 euro su circa 2 milioni di fatturazione, di fatture di acqua, e quindi un'incidenza di circa il 25% del costo dell'acqua dovuto a queste manutenzioni. E poi purtroppo il costo dell'energia elettrica, l'anno scorso è arrivato a 0,54, di conseguenza proprio nel periodo di luglio-agosto, e anche il costo dell'energia elettrica e il costo del gasolio pesano circa 25-30 punti sul costo dell'acqua stessa. È chiaro che nella parte sud della Val Tiberina Umbra l'acqua va ripompata e i costi di ripompaggio sono molto elevati. Si potrebbe auspicare che nel futuro si utilizzino anche irrigazioni a goccia, che ci permettono anche di utilizzare basse pressioni, di conseguenza un minore consumo di energia. Però la cosa principale sono degli investimenti da fare. Noi come agenzia forestale, anche se non era di nostra competenza, abbiamo presentato due progetti per ottenere, e siamo in lista di attesa, circa 9 milioni e mezzo di investimenti tra la zona di Citerna e di Montone. Poi ci sono altri 3 milioni e 7 di PSR che a breve partiranno lavori in house piuttosto che esternalizzati. Tutte queste cose nel futuro dovrebbero migliorare la situazione, anche con dei progetti che noi ci impegniamo a fare per quanto riguarda il fotovoltaico, cioè alimentare con l'energia solare le pompe di rilancio. Diramati ogni dubbio sulla sicurezza della nostra diga, gli ingegneri presenti di EAUT hanno rassicurato sui lavori svolti e hanno rassicurato tutti sulle procedure di collaudo che chiaramente possono richiedere anni, soprattutto sulle varie fasi necessarie di riempimento e svuotamento di tutta la struttura. Questo è un tema che è stato ben spiegato e alla fine una domanda che ha posto il pubblico: se siamo sicuri al 100%, la risposta sia del presidente che dell'ingegnere che ha fatto la relazione è stata ampiamente positiva. Io ho visto stamattina alle 9:15 la struttura, sono stato con gli ingegneri, il presidente mi è stato spiegato tutto, insieme ai colleghi Puletti e Mancini, quindi possiamo dire che sotto questo aspetto c'è piena soddisfazione. Archiviata la pagina brutta del 2010 dove è successo questa rottura improvvisa della struttura. Importanti investimenti, questo bypass che consentirà a valle di avere acqua a costo zero senza le stazioni di pompaggio che gli agricoltori hanno definito insufficienti, e però lo stesso presidente dell'AUT, dottor Viti, ha spiegato che c'è una fase di potenziamento di queste turbine per alimentare anche i laghi più a valle. Questo è il tema. L'altro tema significativo
che voleva chiarire la Commissione è quel tema che riguarda il costo a metro cubo per i nostri agricoltori, che qui si sa benissimo svolgono nei loro terreni colture ampiamente necessarie di acqua, penso al tabacco e al gran turco, dove altre forme di irrigamento a basso consumo di acqua non sono possibili, i cosiddetti impianti a goccia adatti per altri tipi di cultura, non assolutamente sul gran turco e sul tabacco, e chiedono ovviamente una tariffazione più idonea. E questo è un tema, e la relazione del dottor Maraghelli, che è il commissario è il direttore di Aforo, dice semplicemente una cosa: fino al 2017 i costi di manutenzione straordinaria della rete venivano pagati dalla regione, oggi me li pago io, sono 7 anni che se li paga Aforo, e questo non è giusto, perché come succede per i normali contratti di locazione, la manutenzione ordinaria se la paga chi abita nell'abitazione, la straordinaria se la paga il proprietario. Quindi un errore che dobbiamo correggere, che parte dall'allora assessore Cecchini, che però viene portato avanti malgrado le accezioni sollevate alla Giunta, che noi come consiglieri regionali non solo di questo territorio ma in generale dobbiamo assolutamente correggere. L'altro tema, noi continuiamo i lavori della commissione il 28 al Lago Trasimeno, perché lì ci sono ulteriori terreni che potrebbero godere dell'enorme disponibilità dell'acqua di Monte d'Oglio, e non di meno faremo i primi di luglio a Val Fabbrica. Dopo le ulteriori modifiche approvate dalla commissione preposta per le riforme, la commissione riforme statutarie, per lo statuto della regione è il momento di tornare in aula per il voto. Il servizio di Marco Paganini. La Commissione per le riforme statutarie e regolamentari dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Carissimi, ha approvato all'unanimità gli ultimi emendamenti allo statuto. Alcuni presentati nel corso dell'ultima seduta d'aula dai consiglieri Mancini, Castellari e Puletti, Lega, altri depositati successivamente dal capogruppo Pastorelli ed altri ancora di iniziativa della stessa Commissione. Sono state quindi inserite nelle modifiche da apportare allo Statuto regionale la promozione di misure di sostegno della natalità per giovani coppie e nuclei familiari svantaggiati, le politiche per l'invecchiamento attivo a favore degli anziani e le misure specifiche per le persone con disabilità, la soglia minima delle 50.000 firme per la richiesta di referendum per l'abrogazione degli atti amministrativi. Respinte invece le proposte di inserire riferimenti alle figure di San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e San Valentino e cancellare i riferimenti all'emergenza climatica. Relatore unico del provvedimento nell'aula di Palazzo Cesaroni sarà il presidente Carissimi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta dal consigliere della Lega Daniele Nicchi, continua l'analisi dell'atto di programmazione in materia di sicurezza urbana 2023-2024, illustrato in prima commissione anche il progetto di proposta di legge alle Camere per modificare la legge 160 del 2019 in materia di velocipedi a pedalata assistita, ovvero le e-bike. La terza commissione, presieduta da Eleonora Pace, ha iniziato a lavorare sul nuovo PRINA, il Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza 2022-2024. Si tratta di un atto indirizzato verso i bisogni della popolazione non autosufficiente, anziani con medio e alto bisogno assistenziale e di disabili gravi o gravissimi, allo scopo di convogliare risorse supplementari da PNRR, Piano Sociale, Piano Famiglia e altre attività che il Ministero avvia verso le politiche sociali, allo scopo di sviluppare al massimo le potenzialità. La Presidente della Commissione, Eleonora Pace, ha avviato l'istruttoria sul documento e la fase di partecipazione, prevedendo audizioni sul PRINA da parte di tutti i soggetti interessati. I consiglieri di minoranza dell'Assemblea legislativa, Fabio Paparelli, Michele Bettarelli e Tommaso Bori del Partito Democratico, Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle e Andrea Fora, Patto Civico, hanno manifestato la loro
convinta adesione all'iniziativa dell'intersindacale medica volta a difendere la sanità pubblica, un settore strategico e fondamentale per la tutela della vita dei cittadini, ancora in balia di una mancanza di programmazione, riforme e carenza di risorse e personale. Occorre, secondo i consiglieri di opposizione, una grande riforma nazionale della sanità pubblica territoriale, più risorse e personale e attuare in fretta le case di comunità e utilizzare i fondi del PNRR all'uopo disponibili. E sulla Cassa della Salute dell'Alto Tevere, il consigliere regionale Michele Bettarelli del Partito Democratico chiede alla presidente della terza commissione consigliare, Leonora Pace, di audire i promotori della raccolta di firme depositata nel 2021. Ritengo poco rispettoso e di certo istituzionalmente discutibile che, a distanza di quasi 2 anni dal deposito ufficiale all'Assemblea Legislativa dell'Umbria della petizione per la realizzazione della Casa della Salute dell'Alto Tevere, la commissione competente, sottolinea Bettarelli, non abbia ancora provveduto a convocare i rappresentanti dei 3.000 firmatari. Il consigliere regionale della Lega, Daniele Carissimi, lancia una proposta di legge per valorizzare il patrimonio culturale dei comuni umbri, allo scopo di promuovere e sostenere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale dei comuni umbri, la conservazione della loro identità culturale, la loro crescita economica e sociale e la loro attrattività turistica. La proposta di legge del consigliere Carissimi prevede anche l'istituzione del titolo di Città Umbra della Cultura. La capogruppo del Partito Democratico in Regione, Simona Meloni, chiede azioni concrete per il miglioramento della gestione della risorsa acqua per il lago Trasimeno, su cui denuncia un totale disinteresse da parte della Regione. La prova, secondo Simona Meloni, è la mancata nomina del commissario alla siccità del lago Trasimeno, mentre occorre assicurare al quarto lago d'Italia l'attenzione che merita e sollecita Meloni anche una soluzione al problema dell'immissione di acqua al Trasimeno dalla diga di Montedoglio. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, il notiziario dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche locali della Regione Umbria. È disponibile in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.